Amici e benvenuti a questo nuovo video. Questo video voglio iniziarlo leggendovi un piccolo pezzo di questo libro, Il potere di adesso, perché sento che è totalmente in connessione con quello che in Italia, le persone stanno vivendo e voglio di conseguenza condividerlo con te. Quando avviene una catastrofe? Per ciò che riguarda la maggioranza inconsapevole della popolazione, solo una situazione critica estrema ha il potenziale di rompere il duro guscio dell'ego, costringendo alla resa e portando quindi l'individuo al risveglio. Si verifica una situazione estrema quando per via di qualche catastrofe, una grave perdita, un cambiamento drastico, l'intero tuo mondo va in frantumi e perde completamente di senso. È un incontro con la morte, sia essa fisica o psicologica. La mente egoica, creatrice di questo mondo, collassa. Allora, dalle ceneri del vecchio mondo, può nascerne uno nuovo. Vi ritrovate in questa situazione? È quello che già ho detto in vari video, se non li avete visti vi metterò qua sotto i link, proprio connessi a questo momento, a questo periodo, a quello che sta accadendo. Quello che sta andando morendo è proprio come dice Cartolle, la mente egoica. Quindi quella mente che aveva tutti i suoi attaccamenti, le sue abitudini, le sue sicurezze, tutta quella roba lì sta crollando. E il fatto che queste paure represse da anni stiano riaffiorendo proprio adesso, in questo momento, è un'enorme potenzialità, è un'enorme possibilità di fare un salto. Perché in una situazione normale ogni essere umano ha le sue paure, ma tende a reprimerle. E di conseguenza cosa succede? Succede che ci identifichiamo nel nostro ego forte, che ha le sue sicurezze, ha le sue abitudini, ha le sue convinzioni e così via. E questo non ci permetterebbe di evolvere così velocemente come invece può accadere adesso. Adesso è il momento della resa. La resa avviene per due motivi. O per una scelta, quindi lo scegliere di fare un salto. L'essere consapevole di tutti i condizionamenti che abbiamo e scegliere di evolvere, e questa è una scelta che in molte persone della nuova coscienza hanno già iniziato a fare da diversi anni, e l'altra alternativa è passare dal dolore per evolvere. Quello che sta accadendo adesso è proprio la seconda, cioè le persone che non avevano ancora fatto dei salti. A livello di sofferenza interiore, quindi a livello di paure, di conflitti, di obbligo di stare a casa e di conseguenza guardarsi dentro e cose di questo tipo, hanno la possibilità di fare il salto. La resa non è intesa come una forma di debolezza, come quello che ha perso e allora si arrende. Non è assolutamente questo, ma è un'estrema forma di forza e di potere. Perché nel momento in cui io scelgo di far crollare il mio ego, di far crollare la mia maschera, di far crollare tutta quella corazza di protezione che avevo, è perché sono estremamente forte all'interno e posso permettermi di farlo. Le persone molto corazzate a livello egoico sono quelle persone che dentro sono molto fragili e quindi credono di avere assolutamente bisogno di quella corazza di protezione. In questa fase che l'Italia sta vivendo, molte persone, data l'estrema paura, data le estreme ferite che stanno uscendo, è costretta inevitabilmente a sfracellare quella maschera, a sfracellare quell'ego. A quel punto, se tu sei presente, se tu ti arrendi ad un qualcosa di infinitamente più grande di te e hai fiducia, fai un salto.
enorme a livello evolutivo che nessun corso di crescita personale potrebbe darti così velocemente come può darti invece questa fase, in questo momento, in questa esperienza che stai facendo. Quindi ti lascio con questa riflessione e il mio consiglio è: lascia andare quell'ego che vuole lottare, che vuole combattere, perché chi vuole farlo è sempre chi ha paura. Nel momento in cui ti rendi conto che non c'è niente con cui dover combattere e niente con cui dover lottare, allora viene una resa, una fiducia, il sapere che nulla accade per caso, e è quello che i cristiani possono identificare in sia fatta la tua volontà. È un affidarsi totalmente, e questo potere non è un potere tuo personale, del tuo ego, ma è un potere al quale, se tu accedi, è enorme, è immenso e non ha più bisogno di nessuna protezione, di nessuna corazza, di nessuna armatura. Ci vediamo al prossimo video. Per il momento è tutto. Ciao da Bali, illumina il mondo.